Ciao, ciao a tutti. Finalmente vi torno a parlare di Purofi. Perché finalmente? Perché diversi mesi fa la mamma di Purofi, Daniela, qui abbiamo il suo biglietto da visita, il link del sito è www.purofi.com. Sotto trovate sia il link del sito, sia il link della loro pagina Facebook e Instagram, anche se penso che sia un'azienda di cui, insomma, state iniziando un po' a conoscere e a sentir parlare, e dico appunto finalmente perché appunto alcuni mesi fa mi avevano inviato dei prodotti da poter testare e in un video che trovate qui e anche qui sotto io avevo parlato sia della filosofia di questa azienda e mostrato questi prodotti che poi sarei andata a testare, prodotti per la skincare del viso. Li avevo ricevuti insomma verso febbraio, più o meno ho iniziato verso marzo ad utilizzarli quando avevo terminato di utilizzare altri cosmetici ed era il periodo del cambio stagione. Purtroppo in quel periodo, come in tutti i cambi stagione, quindi anche incluso questo, per me è stato un po' particolare perché il cambio stagione sul mio corpo, insomma, non fanno tanto bene, quindi ho iniziato ad avere delle problematiche sulla pelle del viso, delle imperfezioni strane che non riuscivo a capire a cosa fossero dovute. Solo dopo ho scoperto purtroppo che avevo un problema interno gastrointestinale, però in quel momento avevo deciso da mettere da parte i prodotti nuovi che stavo usando, in questo caso proprio di Purofi, per capire a cosa fossero dovute quelle imperfezioni. E per chi mi conosce di più sa che io non recensisco un prodotto dopo pochi utilizzi o se non ho capito bene la sua funzionalità. Infatti, se l'avessi fatto subito, vi avrei detto che i prodotti Purofi mi creavano problemi, cosa che non era così perché l'ho scoperto un paio di mesi dopo che non era così. Quindi li ho messi da parte, li ho ripresi, insomma, ho cercato di capirne, di capire bene. E solo in questo modo ho capito quali prodotti erano più adatti al mio tempo di pelle e quali no. Però poi nel frattempo è arrivata l'estate, quindi là ho dedicato i video più al periodo estivo e poi stavo vedendo che l'azienda era in completa evoluzione, stava cambiando tante cose e quindi poi, come vi ho detto nel video del sana, anche quello lo trovate i vari link qui e qui sotto, ho deciso di dedicare un video a parte per descrivere le loro novità, come è evoluta insomma tutta l'azienda e effettivamente è cambiata tanto perché per Daniela lo scorso anno è stato un anno di lancio, ma anche di continuo studio e ricerca per continuare a migliorare le formulazioni dei suoi prodotti, anche ascoltando le richieste, i consigli e le opinioni di noi consumatori. E forse, non so, forse anche i miei, perché ogni tanto comunque le scrivevo dicendole come stavo trovando con i suoi prodotti e gli effetti che stavo riscontrando sul mio viso. Quindi è cambiato praticamente tutto. Per questo mi sono resa conto che i prodotti che io ho utilizzato sono cambiati, solo uno è rimasto abbastanza simile, quindi io di quello vi posso fare una recensione, gli altri vi posso parlare delle differenze rispetto a come sono stati creati adesso, ma sono cambiati. Quindi anche se di quei prodotti che ho ricevuto praticamente vi posso fare una recensione solo di uno, spero che il video comunque vi sia utile perché comunque vi parlerò in dettaglio di tutti i cambiamenti e delle trasformazioni che ci sono e dei prodotti che adesso sono in vendita. Quindi ecco, spero che appunto il video in qualche modo vi sia utile. Allora, intanto nell'arco dell'anno i cosmetici di Purofi hanno avuto la certificazione IAB, avevano già quella di Vegan OK e adesso sono anche certificati e testati al nickel, quindi questo è importantissimo. Sono comunque cosmetici che non contengono petrolati, parabeni, siliconi, oli minerali, SLS, PEG, gli OGM, quindi sono cosmetici che richiamano ingredienti naturali, eco-bio. L'acronimo Purofi, come avevo già detto nel precedente video, significa Pure Organic Philosophy, dove il loro concetto di puro è di incontaminato. E la loro tentativo è quello di utilizzare le biotecnologie e comunque le ricerche e la scienza chimica legata alla cosmesi, però in modo più sostenibile, in modo verde, perché appunto si possono creare dei cosmetici comunque di alta
qualità, però rispettando l'ambiente, rispettando anche il benessere dell'uomo. In particolar modo in questi cosmetici, una cosa che non vi avevo detto nell'altro video è che contengono tutti quanti bioliquefatti enzimatici derivati da bucce di vegetali biologici, cioè loro utilizzano gli scarti di alimenti biologici che normalmente non verrebbero utilizzati per estrarre attraverso la liquefazione questi bioliquefatti enzimatici che hanno all'interno tantissime molecole bioattive a basso peso molecolare. Abbiamo i polifenoli, i carotenoidi, gli alfa idrossiacidi e tante altre, tutte molecole che comunque sono utilissime per il benessere della pelle del viso, per ora del viso, perché comunque per ora Daniela è comunque rimasta incentrata sulla skincare routine. Quindi queste cose un po' già ve le avevo dette, però diciamo, ve le ho riassunte anche in questo video. Allora, intanto sono cambiati tutti i packaging. I packaging adesso principalmente sono questi. Io poi nel corso del video vi metterò anche le foto che ho fatto al Sana. Hanno la confezione nera e anche diciamo nelle pompette dosatrici sono cambiati. Vi farò vedere i prodotti che avevo ricevuto io e vedrete le differenze. E penso che adesso i prodotti sono più funzionali con i packaging che hanno adesso, sono più facili da utilizzare. Allora, partiamo con questi prodotti. Il primo, prima esisteva un latte detergente, adesso è stato sostituito da un cleansing 4. Si tratta di una crema detergente che ha 4 azioni. Può essere utilizzata o come detergente quotidiano, o come struccante viso o come struccante occhio, o entrambe, ma anche come maschera idratante antiossidante, lasciandola in posa più tempo. Quindi ha tutte queste, diciamo, possibilità di utilizzo. Si può utilizzare nello stesso tempo, come mi ha detto Daniela al Sana, ci si può struccare con questa crema, quindi si elimina il trucco, e poi se si vuole un risultato anche più idratante, riapplicare il cleansing, lasciarlo in posa e poi risciacquare per avere anche l'effetto della maschera. E qua forse voi potete, non so se riuscite a leggere, no, forse no. È fatto soprattutto da bioliquefatti di bucce d'uva rossa, bacche di goji, burro di karité, estratto di camomilla, pantenolo e vitamina E. Secondo prodotto per la detersione, perché qui parliamo di detersione, c'è l'esfoliante, il siero esfoliante. Allora, il siero esfoliante è stato uno dei prodotti che mi era stato dato da testare, eccolo qui. E questo praticamente a livello di ingredienti, allora, come formulazione generale è cambiato qualcosina perché è stato reso un po' più geloso, meno acquoso e quindi un po' più denso, però i principi attivi principali sono gli stessi, quindi io mi sento di recensirvelo. Sarebbe un siero esfoliante, ossigenante, rigenerante, anti-aging. Ovviamente qui lo trovate nel vecchio packaging, perché il nuovo packaging è quello che poi avete visto nella foto, al massimo ve la rimetto, che ha, non è più, cioè, allora il vecchio packaging era così, qua si svita ed esce il prodotto da questo buchino. Adesso alla pompetta dosatrice, che secondo me è più pratica, perché allora, questo packaging era anche carino, mi piace il fatto che si possa vedere il prodotto man mano che lo si finisce, lo si utilizza, però qui quando esce il prodotto un po' se ne spreca perché finisce sul bordo, quindi con la pompetta dosatrice secondo me è molto più pratico. Come vedete io sono ancora qui. Allora, allontano il prodotto, questo è da 200 ml, sì, e però praticamente al di là dei periodi che un po' l'ho messo da parte, lo utilizzo da quando, appunto, da marzo. Ne serve pochissimo. Allora, io non lo uso tutti i giorni. Lo uso un paio di volte a settimana, a volte tre, a volte uno, dipende anche dalle esigenze del mio viso, perché ho comunque la pelle anche abbastanza sensibile, quindi non è il caso di utilizzarlo tutti i giorni, però ne basta pochissimo. E quindi infatti sto andando oltre il PAO, perché di PAO è 6 mesi, però questo è un prodotto che veramente dura tantissimo e ha un costo di 36 euro. Allora, diciamo che pur Ofi
ha dei prezzi abbastanza elevati, giustificati anche dal modo di lavorare degli estratti. Però uno sfogliante siero di 36 euro che appunto dopo tanti mesi è ancora qui, penso che il prezzo venga ammortizzato facilmente col tempo. È un siero appunto che serve a dare un'azione in più nel pulire la pelle, però ha tante proprietà. Allora, tanto ve le leggo qui. Allora, rinnova e ossigena la pelle attraverso una profonda esfoliazione enzimatica, stimola i microcircoli e la fisiologica produzione di collagene, fibre elastiche. Grazie anche all'acido ialuronico è un pool di principi attivi di biofenoli e alfa idrossiacidi e risulta essere adatto per le pelli normali, mature e pure, perché grazie ai suoi ingredienti aiuta a esfoliare la pelle, quindi togliere anche le cellule morte, però ha anche un'azione che diciamo aiuta a illuminare la pelle e non la aggredisce. Infatti ogni volta che lo utilizzo non ho mai riscontrato rossori, in particolar modo nelle zone più sensibili del mio viso. Vi ricordo che io ho la pelle mista in una zona un po' più grassa, in alcune un po' più sensibile, in alcune un po' più secche. Questo non mi ha mai creato problemi e mi piace perché si vede proprio la pelle ben pulita ma non aggredita. Allora, tra gli ingredienti, che questi sono elencati qua, come vi ho detto, qualcosina è cambiato perché ecco, è meno liquida adesso nella confezione, diciamo nuova, però i principi attivi sono gli stessi. Allora, i principi attivi, li leggo anche qua che è un po' più grande, abbiamo l'acido mandelico, che è utilissimo. Allora, intanto l'acido mandelico rispetto alla confezione vecchia è stato aumentato dal 3 al 5%. Va benissimo sia sulle pelli acneiche che quelle con una pigmentazione regolare, che per chi ha le prime rughe, e deriva dalle mandorle amare. Non irrita la pelle, però la aiuta a esfogliarla appunto in modo delicato. Abbiamo anche il bioliquefatto dalle bucce di mela, che ha tante vitamine A, B, C ed E, e qua permette anche di dare la pelle una certa luminosità, quindi indicata anche per le pelli spente, e rassoda la pelle, attenua le prime rughe. Poi abbiamo il bioliquefatto da bucce di limone, dove abbiamo questo l'acido citrico, abbiamo anche vari altri acidi, l'acido ascorbico, quindi hanno proprietà antiossidante, poi il bioliquefatto dalle crusche di grano, che rende la pelle più elastica, il bioliquefatto da bucce di uva rossa, che ha proprietà antiossidanti e migliora la circolazione della pelle, l'acido tartico, scusatemi, tartarico, che anche questo è un esfoliante delicato. Poi abbiamo ancora l'acido citrico e l'aloe, dove l'aloe ha tra le sue tante proprietà anche le proprietà cicatrizzanti, contro l'invecchiamento, gli antinfiammatori, calmanti, lenitive, e penso che anche tra l'altro l'aloe ha imposti molto alti, anche per questo penso che sia per questo motivo non mi faccia arrossare la pelle. Come va utilizzato? Va utilizzato sulla pelle asciutta ed detersa. Quindi io prima mi lavo il viso con il mio solito detergente, asciugo la pelle, poi applico pochissimo di questo prodotto perché appunto ne basta poco. Adesso, tra l'altro, nella confezione nuova, essendo ancora più diciamo concentrato, secondo me ne basterà ancora meno. Lo si massaggia sulla pelle, se si vuole lo lascio in posa un minuto e poi si risciacqua. La pelle è stupenda, a me questo prodotto è piaciuto tantissimo. Proprio tanto, infatti sono contento comunque che non sia ancora finito e che continuerò ad utilizzarlo. Ecco, sì, appunto si può utilizzare anche più spesso, poi dipende dal proprio tipo di pelle. Io non voglio sensibilizzarla, ho provato comunque però in periodo ad utilizzarlo un po' di più perché mi erano usciti proprio tanti brufoletti, non ho riscontrato problemi, però appunto io, come vi dico sempre, vedo la mia pelle, vedo di cosa ha bisogno, se bisogna un po' più di luminosità, di essere sfogliato un po' di più, e
E applico questo. Tra l'altro, questo a volte lo utilizzo anche al posto di qualsiasi altro scrub prima di utilizzare una maschera viso per fare dei trattamenti più mirati. Questo è ottimo, secondo me, fantastico. Poi Daniela ha deciso di introdurre l'Alpha Tonic. Questa è proprio una novità perché prima non c'era un tonico, adesso c'è anche questo tonico. Lei l'ha fatto spray, fantastico perché i tonici vanno spruzzati, cioè noi preferiamo utilizzarli spruzzati. Ed è un tonico particolare perché protegge anche dagli fattori atmosferici, come ad esempio l'inquinamento, che può aumentare le problematiche di impurità e di invecchiamento precoce. Quindi questi abbiamo un po' anche qua gli ingredienti, già bio liquefatto di bucce di pomodoro, poi da bucce di mela, bucce di limone, crusca di grano, quindi più o meno ecco, gli attivi tra i vari detergenti sono molto simili, quindi sarebbe utile anche una detergenza completa con tutti questi prodotti. Qua nell'Alpha Tonic abbiamo anche l'iris, liquirizia, meliloto, l'uva rossa, l'arancio, salvia. E anche qui acido tartarico e acido citrico. Qui abbiamo un po' le confezioni, però insomma vi ho fatto vedere anche la foto. Le creme. Allora, prima c'erano tre creme, adesso Daniela ha deciso di unire le proprietà di queste creme in due creme. Una crema 24, cioè entrambe una crema, entrambe creme 24 ore, una crema per le pelli normali e più secche, che hanno bisogno comunque di più elasticità, di turgore, infatti è indicata per le pelli normali mature e disidratate, e una My Age, entrambe, vedete, abbiamo il My Age Normal and Dry Skin e il My Age Matte Oily Skin. Questa è indicata più per le pelli miste, impure, però anche a tendenza matura o comunque che hanno bisogno di un certo tipo di idratazione e non solo di diciamo ridurre le imperfezioni date dalle pelli impure. Tra le creme, a me era stata data questa, la crema energizzante, idratante e antiossidante, che io questa ho terminato. Tra l'altro, come vedete, adesso il packaging è proprio diverso. E prima era in questo modo, io ho poi aperto la confezione per ritirarla fino alla fine e non si richiude più, quindi adesso è totalmente diverso. Però ecco, questa crema non esiste più. Diciamo che io con questa crema notavo proprio l'effetto luminoso e idratante e anche distensivo della pelle, però purtroppo questa crema, con varie prove, poi mi sono resa conto che ogni tanto qualche brufoletto me lo faceva insorgere perché forse per me era troppo ricca. Io penso che per il mio viso sarebbe più adatta la Matte Oily Skin, perché io devo unire entrambe le proprietà, quelle idratanti, però quelle anche purificanti. Qui abbiamo la confezione in barattolo della crema My Age Normal and Dry, invece quella Matte Only Skin è così con la pompetta dosatrice. Quindi ecco, queste non ve la recensisco più di tanto perché appunto ormai è cambiata. Sono rimasti però poi tra i trattamenti intensivi. Anche qui prima c'erano diversi elisir, tra gli elisir ne è rimasto solo uno, che è il My Age White Diamond Elisir Più, che tra l'altro io avevo testato. Questo, il White Diamond Elixir Siero Rassodante, solo che anche questo, ecco, non ve lo posso recensire del tutto perché, cioè, sì, io vi posso dire com'era questo, però adesso è un po' cambiato perché ho visto anche l'inci è un po' cambiato. Perché è stato arricchito, indicato soprattutto per le pelli impure, contiene diversi principi attivi, ne ha tantissimo, tra i quali l'acido ialuronico, e anche questo lo conteneva. Qui, tra l'altro, questo era il secondo posto, l'acido ialuronico. Allora, cosa dirvi? A me questo era piaciuto tantissimo, diciamo che insieme al siero esfoliante era il prodotto diverso dagli altri, perché un siero esfoliante di quel tipo, senza granuli, perché forse non ve l'ho detto, il siero esfoliante, quello che vi ho sentito prima, non ha i granuli, è proprio acquoso, che sfoglia la pelle senza però creare nessun tipo di rossore, cosa che spesso si riscontra con i vari scrub. Io non l'avevo visto in giro. Anche questo tipo di siero a me è piaciuto tantissimo. Anche questa è una confezione ovviamente diversa da quelle che
come ho fatto adesso, sempre in questo modo, l'ho aperto per terminarlo e mi piaceva tantissimo perché io lo mettevo la sera, nel periodo estivo, perché mi è durato anche un po' nei mesi estivi, lo mettevo la sera anche senza nessuna crema, perché non avevo bisogno anche di creme, e il mattino dopo mi trovavo con la pelle luminosissima e proprio, come dire, bella compatta. Un risultato che non ho ottenuto con nessun altro prodotto. Adesso che è cambiato, ovviamente non vi posso dire anche quello che è nuovo, ha lo stesso risultato. Io spero che sia così perché questo mi era piaciuto tantissimo. L'unica pecca, diciamo, in questo prodotto è il prezzo, 79 euro, che è rimasto tale di 79 euro. Per il risultato che ha e per i principi attivi che ha, io comprendo il prezzo. Certo, non è alla portata di tutti, cioè anche per quanto mi riguarda, a me piacerebbe in realtà, riprovare quello nuovo per vedere com'è, però dovrei, ecco, mettere un po' da parte i soldini prima di acquistarlo perché non è, diciamo, alla portata di tutti, però questo qua mi aveva fatto un'impressione buonissima, veramente buona. Prima o poi penso che anche quello nuovo lo riacquisterò. È stato aggiunto però per le pelli normali ma molto anche disidratate un My Age Life Blood Oil. È un olio viso, però un olio secco, quindi uno di quegli oli che comunque si asciugano in fretta, non lasciano la pelle unta. E in particolar modo contiene coenzima Q10, ceramide 3, olio di argano, olio di jojoba e vitamina E. Anche questo mi sembra molto interessante, soprattutto appunto secondo me per le pelli mature e quelle diciamo molto molto secche, utile poi nel periodo estivo. Ultimo prodotto è il My Age Luminous High Peel, quindi la crema contorno occhi e contorno labbra. Io l'avevo testati in campioncino. Però anche qui vedendo l'inci è totalmente cambiato. I principi attivi no, sono quelli più o meno gli stessi, però la formulazione è molto diversa, quindi non vi posso dire esattamente com'è quello che è stato creato adesso. Allora, a me era piaciuto soprattutto nel contorno labbra, perché per quanto mi riguarda come mio tipo di pelle, sul contorno occhi l'avevo trovato troppo ricco. Come vi ho sempre detto, io non ho bisogno di così tanta idratazione. L'avevo comunque testato in campioncino e mi ha fatto ovviamente piacere, però sul contorno labbra ho riscontrato proprio questo risultato. Io ho sul contorno labbra delle rughette di espressione. Allora, non è che le fa sparire, perché secondo me nulla fa totalmente sparire le rughe. Però le avevo viste di più distese. È una diciamo visione ottica che comunque mi era piaciuta. Infatti, io poi l'ho terminato sulle labbra e contorno labbra, perché anche sulle labbra ho visto che è una crema abbastanza idratante, quindi mi aiutava a mantenere le labbra anche belle idratate. E questo contiene in particolare acido ialuronico, poi i bioliquefati da buccia di uva rossa, l'olio di jojoba, la vitamina C, succo d'aloe e vitamina E. Ecco, questo è l'ultimo prodotto della linea. Secondo me il lavoro che sta facendo Daniela con i suoi prodotti è bello, bello importante. Sono prodotti che secondo me hanno una grande qualità. Ovviamente, diciamo, al momento non vi posso dare altre impressioni o recensioni su questi cosmetici. Dalsana, adesso i vari negozi li stanno rifornendo di tutte queste novità. Io spero prima o poi, ecco, di avere la possibilità di provare più che altro il White Diamond, quindi se sarò brava a mettere da parte i soldi, io lo ritesterei, cioè vorrei prendere proprio la full size di questo nuovo per vedere se ha lo stesso risultato di quello vecchio, anche perché appunto molte più persone mi stanno dicendo che comunque la mia pelle devo anche idratarla e non solo purificarla. Bene, io vi ho detto tutto, aspetto i vostri commenti, le vostre opinioni, spero appunto che comunque il video vi sia stato utile anche per comprendere un po' tutta la linea. Vi aspetto giù nei commenti e ovviamente se volete anche con i prossimi video. Ciao!